Ce lo passiamo perché ci sente la piazza, no? Questo qua ce lo passiamo perché ci sente la piazza. Ah, per cui devo sì, prenderlo sì, poi. Sì. Va bene. Cari lettori, caro pubblico di Trieste Caffè, siamo in diretta dalla pista di pattinaggio di Piazza Ponte Rosso. Un benvenuto anche a chi ci sta seguendo in piazza e sulla pista. Siamo in compagnia e ringraziamo anche per aver accettato il nostro invito all'ultimo col Vescovo di Trieste, Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi. Grazie Eccellenza per essere qui con noi. Molto contento di essere qui con voi. C'è stato un bagno di folla dei bambini che l'hanno subito riconosciuta e salutata. Anche queste sono le emozioni anche del Natale e anche di un segno che lascia nel cuore dei ragazzi. Tanti hanno detto: l'ho vista quel giorno alla recita, all'evento. Sì, è bello. E poi i bambini, i ragazzi ci portano sempre la voglia della vita, il desiderio di vita. E anche il Natale, con Dio che si fa uomo, che si prende carne, ci dice il valore della vita, che però necessita sempre anche di una cura e di una premura. Che i bambini e i ragazzi ci sveglino fuori tutti noi adulti a riconoscere il valore della vita e a prendercene cura. Parliamo di vita, Vescovo Enrico, parliamo del fatto che oggi il mondo è in guerra. Abbiamo una guerra a pochi chilometri da qua, ricordiamo che l'Ucraina è distante da Trieste quanto lo è la Sicilia e abbiamo un Medio Oriente che è in questo logorato dalla guerra. E le sue catechesi in avvento sono state incentrate sulla pace e il 31 dicembre tra Gorizia e Nuova Gorizia ci sarà questa marcia della pace. Ce ne vuole parlare? Sì, ogni ultimo dell'anno in una città si fa la veglia nazionale per la pace, la marcia e la veglia. Quest'anno è a Gorizia e a Nuova Gorizia e io vi parteciperò. Abbiamo riflettuto, fatto delle catechesi sul tema della pace perché ci vuole molto più coraggio a fare la pace che non a continuare a farci la guerra. Però questo coraggio ci viene da Dio e siamo chiamati a immaginare, a inventare, a coltivare la pace, a generare la pace, ma come Dio ci insegna e ci aiuta. È un impegno di tutti, non possiamo delegare soltanto qualcuno e evidentemente sì, ci sono dei teatri di guerra non lontani da noi, ma purtroppo quando l'odio si sedimenta rischia di contagiare e sarebbe davvero molto triste se Trieste, che è una culla di incontro tra culture, religioni e popoli, si dovesse lasciar contagiare dall'odio e non dovesse invece perseverare nel dialogo, nell'ascolto reciproco, nella comprensione l'uno del dolore dell'altro, che non vuol dire che si appianano le differenze, ma che invece perseveriamo nel costruire la pace. Eccellenza, lei è stato già nostro ospite durante la Barcolana, questo è il nostro secondo appuntamento a Trieste Caffè, la ringraziamo. Abbiamo parlato della storia di Trieste, quanto ogni pietra di questa città parli di dolore. Il Novecento è stato un Novecento tragico per la città di Trieste. Oggi la città indubbiamente vive un'espansione da una parte, però a pochi metri da qua ci sono persone che passano la notte al freddo. Però e passeranno il Natale al freddo. Però è anche una città che non soltanto ha una storia di ferite, ma anche un desiderio di attenzione, di cura. Abbiamo aperto questo dormitorio per chi transita, che comporta dei volontari che si fermino di notte per accogliere persone e famiglie che pure si fermano per una notte e sarebbero fuori all'addiaccio. Ebbene, si sono presentati 150 volontari disposti a perdere una notte per accogliere. Dunque una città con le ferite, ma anche una città che non si rassegna
di fronte a queste emergenze. Certo che la politica, le istituzioni a volte faticano a rispondere a questi bisogni. Io mi sento di dire così, non sono qua a puntare il dito, ma invece a dire con coloro che se la sentono, con tutti quelli che ci stanno, noi desideriamo accogliere certamente nel rispetto della legge, certamente anche con la necessità di governare il flusso dei migranti, ma non possiamo lasciare che ci sia qualcuno che muore al freddo. Per quanto noi riusciamo, facciamo di tutto perché questo sussulto di dignità di questa nostra città ci porti anche ad accorgerci di chi sta soffrendo. Possiamo dire che Trieste, oltre ad essere una città che ha indubbiamente le proprie ferite, è anche una città solidale. 150 persone hanno risposto al suo appello. Ma certo, è una città con molta solidarietà. Ci sono tante organizzazioni, tanti volontari, tante persone che nel loro piccolo, ma a volte anche con tanta fantasia, generosità, nel mondo dei disabili o degli anziani, nel mondo delle tante povertà, si stanno impegnando. Mi piace dire una solidarietà a 360 gradi. Non è che siamo catturati soltanto da una emergenza di povertà, ce ne sono tante altre sulle quali io sto incontrando persone magnifiche e anche iniziative molto belle che dicono che non è vero, che i triestini non sanno fare i volontari, e come se anche sono attenti gli uni agli altri. Una tappa che ha segnato il suo cammino da vescovo di Trieste è stata la visita presso il Centro Culturale Islamico qui a Trieste. Quanto è importante oggi creare dei ponti tra religioni, specialmente in una città di confine come la nostra? Gettare ponti ovunque, comunque, anche nei momenti tragici come questo, che non vuol dire allora che ci schieriamo gli uni contro gli altri, ma invece che con audacia tentiamo continuamente di essere dalla parte delle vittime. Certamente l'incontro con la comunità islamica è stato un incontro significativo, ma non voglio negare anche altri incontri significativi con gli ebrei o con altre confessioni. E certamente siamo qui anche in questa piazza, a due passi da in mezzo alla Chiesa greco-ortodossa e alla Chiesa serbo-ortodossa. Penso che insistentemente dobbiamo andare avanti a dialogare. Certo, la violenza spaventa e allora ecco, anche con molta fermezza io dico basta le armi e dovremo rendere conto a Dio di tutto quello che non abbiamo fatto per cercare la pace e per mettere fine alla guerra. E pertanto l'appello, anche con, ripeto, molta fermezza e durezza, è smettiamo di uccidere e di uccidere uomini, donne, bambini, perché questo non farà altro che allungare poi lo sforzo di ricostruzione e di riconciliazione. Guardando sempre alla pace, eccellenza, ricordando anche la marcia del 31 dicembre tra Nuova Gorizia e Gorizia, un'altra tappa di pace è stato l'incontro in modo audace tra lei, il presidente del Centro Culturale Islamico, e il rabbino di Trieste presso il Molo Audace. Eravamo tutti con la pelle d'oca. Io spero che possiamo continuare a incontrarci e a lavorare insieme nella stima e nella stima reciproca, anche se ci sono differenze. Io a partire dalla visione cristiana dico che certamente la pace è dono di Dio, è dono di Cristo risorto, però anche che evidentemente siamo chiamati
a lavorare insieme per la giustizia, ma sempre appellandomi agli insegnamenti di Gesù, dico anche: non ci può essere pace senza giustizia e giustizia senza perdono. Sono parole scomode oggi, intanto che ci si uccide. Forse sono premature. E allora adesso l'appello è: smettiamo con le armi, smettiamo con la guerra, ritroviamo le energie per parlarci e per, sto rilanciando questo messaggio, ascoltare il dolore l'uno dell'altro, e ci si accorgerà di quante madri, di quanti padri stanno piangendo i loro figli uccisi dalle bombe, uccisi dalla cattiveria. E forse questo piangere insieme è la premessa per poi cominciare in modo diverso ad ascoltarsi. Ascoltare il dolore dell'altro anche nelle nostre vite, eccellenza. Parliamo di guerre, ma molto spesso siamo anche a Natale, tante famiglie probabilmente non si riuniranno perché in guerra da anni, per svariate ragioni. Sì, è evidente che essere costruttori di pace, non possiamo pretenderlo di essere tra i popoli o tra religioni diverse se poi non lo siamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro. Ci sono ferite da rimarginare, ci sono tanti ambiti sui quali si aspetta la testimonianza. L'augurio che io faccio è di accogliere questo Dio della pace. Sta bussando al cuore di ciascuno, facciamo in modo di aprire il nostro cuore e di non cedere alla tentazione della violenza o della pretesa di avere la ragione tutta dalla propria parte. Può essere che abbiamo tante ragioni, può essere che anche chi sta dall'altra parte ha le sue ferite e necessita anche che io faccia un passo verso di lui. Questo percorso di pace porterà alla settimana italiana dei cattolici, che si svolgerà nel 2024 a Trieste. Sì, dall'inizio di luglio ci sarà questo grande evento. Chissà, magari parteciperà anche il Presidente della Repubblica o il Papa, li abbiamo invitati, sono interessati. Però sarà bello se non sarà soltanto un evento di 700 delegati che si ritrovano a Trieste, ma anche un evento di popolo. Il tema è la partecipazione e la democrazia, e allora che le nostre piazze, come gioiosamente questa piazza adesso è popolata dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, che ci siano piazze nei quali si parli e si viva la partecipazione, nel quale ciascuno è chiamato a dare il proprio apporto per una comunità, una società, un paese, un mondo nel quale ci sia maggiore rispetto l'uno dell'altro, a partire da chi più è nella fragilità e nella precarietà. Focus sul lavoro, vertenza Varzila, ricordiamo l'impegno portato avanti dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, che l'ha preceduto. Anche lei ha detto parole forti l'altra settimana nei confronti dell'azienda e ha espresso ovviamente anche vicinanza a tutti i lavoratori. Penso che una grande azienda abbia una responsabilità anche nei confronti dei suoi lavoratori e della città. Per questo le mie parole sono state un richiamo alla responsabilità sociale dell'impresa, a maggior ragione di un'azienda leader nel suo campo a livello mondiale. Purtroppo gli ultimi eventi ci portano a pensare che non sia stato raccolto questo ulteriore appello. Io penso che sarà un Natale che ci vedrà tutti pensierosi, perché 300 famiglie si trovano dentro il dramma di avere perso il lavoro. Penso che è vero che l'attuale fase economica porta tanti che probabilmente troveranno un posto di lavoro, ma non sarà così per tutti. Ci sono persone che in ogni caso sono un po' svantaggiate per l'età o per una competenza molto specifica, settoriale, che magari non porta qui sul territorio ad avere uno sbocco lavorativo. Il rischio è quello di un demansionamento, che vuol dire anche una ferita nella dignità delle persone. Invito tutti a pensare, ad essere solidali
ad essere vicini a queste persone, a queste famiglie. Parliamo del Natale e i suoi consigli per come vivere un Santo Natale in famiglia, ma soprattutto, Vescovo, anche in solitudine, perché gli anziani soli in questa città, le persone sole, sono veramente tante e ricordiamo che c'è comunque una comunità cristiana pronta ad accogliere queste persone. L'invito è quello di privilegiare le persone sulle cose. Diamo tempo alle persone, diamo tempo per stare l'uno vicino all'altro, farci un po' compagnia. Per cui certo, sì, anche a chi è solo. È un tuo vicino di casa, è una persona che è in casa di riposo, è un tuo familiare che ha bisogno di sentire in modo particolare la tua comprensione, il tuo ascolto. Dai tempo alle persone. Le cose, anche i regali costosi, anche talvolta i consumi, gli iperconsumi che il mercato ci sollecita, non ci fanno felici. Sono strumenti e soltanto strumenti. Diamo spazio e tempo alle persone e per fare in modo anche che non ci sia nessuno che si senta trascurato. Non è bello che ci sia qualcuno che passi questo tempo non sentendosi ricordato. Vi auguro di identificare una persona, due persone, qualcuno di solo, malato, anziano, che ha qualche sua fatica nella vita, magari per una brutta separazione coniugale, per una ruggine che si è sedimentata. Ebbene, avere il coraggio di una telefonata, di andare a trovare, di perdere un po' di tempo nella condivisione. Come passerà il Natale il Vescovo di Trieste? Beh, anzitutto nella celebrazione eucaristica. La messa per noi è la festa dell'incontro nella comunità e con Dio, per cui la prima cosa per me è questa. Ritrovare il gusto del celebrare insieme, del far festa insieme nella messa, nell'ascolto della parola e nella condivisione. Poi sono stato invitato al pranzo dei poveri dalla comunità di Sant'Egidio, per cui ecco che sarò con loro e poi certo incontrerò tante persone e con queste persone camminerò un po' insieme. Per Santo Stefano andrò a raggiungere e salutare un po' anche la mia famiglia di origine. La sua vita in questo 2023 è cambiata, era parroco della cattedrale a Cremona, no, non era la cattedrale, retifica di Cristo Re, corretto? Parrocchia di Cristo Re. Parroco di Cristo Re, si è ritrovato catapultato a Trieste e vescovo, perché prima vescovo non era. Quanto è cambiata la sua vita in questi mesi? Beh, è molto cambiata, anche per diciamo, il ministero e il servizio che sto svolgendo. La cosa che però continua è che il Signore ci è accanto. Prima svolgevo un altro servizio, adesso sono qui, per fortuna il Signore mi è accanto e poi lo vedo riflesso nella vita di tante persone che mi stanno sostenendo e dico anche che ne ho bisogno, grazie di cuore. Grazie al Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, Sua Eccellenza, Monsignor Enrico Trevisi, possiamo dire Don Enrico, facciamo prima? Sì. Don Enrico, per essere stato nostro ospite a Trieste Caffè e grazie per chi ci ha seguito collegato tramite la diretta Facebook, chi ci seguirà in seguito e chi ovviamente ci ha seguito qui in piazza. Tante persone si sono fermate. Tante persone si sono fermate, auguri a tutti che sia un vero Natale, un santo Natale nel quale riconosciamo il Dio che sta con noi e che ci viene incontro. Buon cammino, Vescovo, buona strada. Grazie. Grazie.